Valdino, che mi dice lei di Salis? Dico che quella della scarcerazione è un'ottima notizia per lei, soprattutto per la famiglia, per l'Italia, e sottoscrivo le parole del papà di Ilaria che non c'è da ringraziare. Noi, se anche ammettendo che il governo abbia avuto un'intercezione, questo non lo possiamo dire oggi, ma noi li paghiamo per rappresentare il nostro paese e fare gli interessi dell'Italia, cosa che per lungo tempo rispetto alla questione di Ilaria non è stata fatta, cioè la questione è emersa dopo, a seguito della divulgazione di quei famosi, ormai celebri purtroppo, video che la ritraevano in catene. Prima di allora il governo italiano sapeva e nulla ha fatto. Questa è storia, purtroppo. Ho capito, va bene, va bene. E quindi lei dice che se non si fosse candidata non sarebbe mai uscita di galera, ammesso che esca, io credo, nelle prossime ore. No, io non dico questo perché francamente non conosco i termini della questione fino in fondo per poter dare un giudizio. Sul piano politico però faccio delle considerazioni, ma da semplice cittadina, rispetto a quello che è successo da quando Ilaria Salis è stata trattenuta fino ad oggi, quello Ho che il capito. governo non ha fatto quando poteva. Lei dice che il governo avrebbe potuto agire prima e meglio, e questo è il punto. Sì, esattamente, quello che abbiamo detto, peraltro. Peggio è Noi avevamo fatto difficile, anche ecco questo. delle interrogazioni, il Movimento 5 Stelle aveva anche proposto delle interrogazioni in tempi non sospetti, cioè prima ancora che quel video che poi ha fatto il giro del Girasse, sì. mondo fosse pubblico Sì, era un su video del questo. TG3, mi sembra. Baldino, oggi Nordio, nel Question Times, ha di nuovo parlato di separazione delle carriere. Nei prossimi giorni arriveranno in Consiglio dei Ministri, ha detto il Ministro di Giustizia, successore del qui presente Orlando, dopo qualche anno. Che cosa cambia, secondo lei, nel dibattito di questa campagna elettorale, dopo le parole di Nordio, che ha sostanzialmente rassicurato soprattutto Forza Italia, insomma, il partito che tiene di più alle riforme della Le giustizia, vecchie battaglie di vecchie Berlusconi. battaglie di Berlusconi, indimenticate battaglie di Berlusconi contro il qui presente Orlando che Pensavo contro resisteva, Giannini, no, contro no? Giannini forse anche, ma insomma, vabbè, dai, vediamo. Baldino. Baldino. Allora, quello della separazione delle carriere, se non erro, era anche nel piano, come si chiamava, quello di Licio Gelli, della liberazione Propaganda dell'Italia. 2, il piano Propaganda, P2, sì, la sì. P2, Lo ha aveva un detto nome Conte proprio, il ieri. piano. Rinascita italiana, Piano di rinascita, Di sì. rinascita, quindi diciamo che è un vecchio piano, fa parte di un piano che aveva anche degli scopi eversivi Era rispetto costituente. allo Stato italiano, all'assetto istituzionale italiano. Quindi la paura è il non detto, che poi non è neanche tanto non detto, è Qual è il abbastanza non pure detto? esplicito, cioè quello di far dipendere le procure, la pubblica accusa dall'esecutivo. E questo Come diceva io, prima Orlando, come in Ungheria, dove il capo sinceramente. del CSM viene sostanzialmente Se eletto quelli dal sono i Parlamento, sì. modelli, che il governo italiano, la presidente del Consiglio italiano, diciamo, come dire, orgogliosamente, dice che l'ha detto proprio esplicitamente qualche anno fa, che Orban è un modello. Se quello è un modello, io rifuggo dalla separazione della separazione dei poteri non venga più, il principio della separazione dei poteri non venga più rispettata nel nostro paese. E tanto più rifuggo da questo nel momento in cui noi purtroppo assistiamo ogni giorno a indagini che fanno emergere un quadro, diciamo, nebuloso, se vogliamo usare un eufemismo, Sì. rispetto alla gestione del potere nel nostro paese, un quadro di purtroppo corruzione, scambio di voti, che emerge grazie ad alcuni strumenti, come ad esempio il Trojan, che insieme alla Sì. separazione delle carriere, proprio ieri la Presidente del Consiglio ha detto di voler indebolire. Quindi, se questa è la risposta del governo italiano ai casi giudiziari che purtroppo hanno interessato politici di alto rango, esponenti di Fratelli d'Italia, ma non solo di Fratelli d'Italia, ma qui non è questione di colore politico, anche Sì. se fossero stati coinvolti esponenti del Movimento 5 Stelle. Quando Sì. io dico, c'è tante volte, la differenza
tra noi e gli altri. Non è che noi siamo più bravi, siamo più onesti, siamo i migliori. No, perché può capitare di in qualunque sbagliare. partito che possa Sì. accadere che ti trovi quello che magari non avresti mai immaginato e poi viene coinvolto in un caso di corruzione, perché non puoi sapere, non ti puoi fidare di nessuno. Ma è Ci come stiamo risponde il addentrando in partito, acque è come liguri, ho capito. previene. Sì. No, no, ma sì, però è un discorso politico, cioè questa è politica pura, cioè come i partiti prevengono e come rispondono se agiscono da legislatori Ho capito. nell'interesse non del proprio partito e per tutelare i suoi, ma Ma. nell'interesse di tutti gli altri, Però. perché poi la Sì. corruzione, concludo solo Vai. dicendo questo, che non diciamo mai troppo spesso, noi parliamo sempre dei soggetti che sono sotto indagine, del principio Però. di non Sì. colpevolezza, del garantismo, eccetera, ma non parliamo mai delle vittime della corruzione. Chi sono le vittime della corruzione? Sono i cittadini a cui vengono sottratti risorse, servizi, che hanno Non servizi sono i scadenti, corrotti sono o i corruttori, sì, l'imprenditore. ho capito, certo. È il È libero il, mercato come che dire, il viene libero mercato, dopato. sì, il sistema Queste di sono le libero mercato. vittime che. Ha ragione. Allora, Baldino, che mi dice lei su questa diga? Anche perché, come sa, meglio di me, poi la Liguria, lo chiediamo dopo a Orlando, comunque è il contenitore di una marea di soldi del PNRR ed è stato un modello virtuoso dopo la ricostruzione a tempi di record del Ponte Morandi. Baldino. Ricostruzione alla quale aveva ovviamente contribuito il ministro dei trasporti, che era il ministro Toninelli, e tutto il Indimenticato governo Toninelli, amico di Metropoli. Metropoli. Mandiamo un Un abbraccio, un abbraccio, saluto un a abbraccio a Toninelli, un grande Toninelli. Un abbraccio, un abbraccio. saluto Io a credo. tutti. Ciao Danilo, ci manchi. Prego Baldino. Non colga le provocazioni Allora, io. stupide di Piras. No, però questa goliardia. Eh no, Eh però no, non possiamo perdere il interrompere, non possiamo. collegamento proprio su Aspetti, Toninelli. dall'altra parte. Aspetti, la stiamo perdendo, non Ci so perché. sentite? Sì, adesso sì, qualcuno la Mi chiamava, vai. sentite? Sì, Sì, bene. poi Prego. della Camera, perché così potenti i mezzi. Lo so. No, dico, questa goliardia su Toninelli, da una parte fa sorridere perché noi siamo autoironici, però dall'altra rabbia, perché su Toninelli sono state spese tantissime parole di denigrazione, un po' di Sì. spottò, così. Però Toninelli è stato un ministro che ha portato tante opere, anche e soprattutto per esempio nella mia regione, in Calabria, la Freccia Rossa, così come il cantiere sbloccato della 106, ha contribuito a fare in tempi record un ponte, però l'opinione pubblica italiana l'ha deriso perché era un personaggio goliardico. Invece Toti era portato dall'opinione pubblica italiana come un grande statista, e poi alla fine si è visto che questo grande statista si presume che sia innocente come prescrive la Costituzione. Però dal quadro che emerge, dalle intercettazioni che tutti abbiamo letto, anche dal servizio che avete mandato poc'anzi, emerge un quadro sicuramente non limpido. Ora, io vorrei allargare un attimo il campo d'osservazione, perché questi pazzi che stanno al governo accusano, ogni giorno, no, i nostri governi, i governi del Movimento 5 Stelle, perché noi avremmo sperperato denaro pubblico I con il soldi super col bonus, superbonus, sì. con il reddito di cittadinanza che segnalo, ha aiutato le persone povere, ha salvato 1 milione di persone dalla povertà, dati Sì, Istat, il super sono bonus ha dati fatto Istat di crescere il oggi, sì. PIL, tutti i dati I dati Istat certificati di ormai oggi ci smentiti dicono da che nessuno. l'Italia è al massimo della povertà negli ultimi 10 anni, anche se sta Ma aumentando i il PIL, quindi non si capisce perché. Vai. Esatto, però i danni che provoca invece la corruzione, perché non li mettono mai in conto quando ci accusano di essere giustizialisti, quando smantellano le misure che noi abbiamo previsto contro la corruzione, quando se la prendono col presidente Busia dell'ANAC perché dicono che blocca i cantieri e blocca l'Italia? Perché questo sperpero reale di denaro pubblico non lo mettono in conto? Guardi, non so se ricorda, l'anno scorso, più o meno di questi tempi, è crollato a Longobucco, in un paese vicino a casa mia, Sì. un viadotto durante un temporale. Non era neanche un'alluvione, era un temporale. Questo Dov'è viadotto è Longobucco? A crollato. Cosenza? Dove sta? Longobucco in provincia di Cosenza, sì, Sì. nella Sila più o Nella meno. Sila. Erano immagini, cioè è crollato questo ponte, Sì. diciamo che per miracolo non ci sono state vittime. Quell'opera, che è stata un cantiere lungo 33 anni ancora incompiuto e centinaia di milioni di euro buttati, quell'opera non si doveva fare così come è stata fatta, e nessuno ha Ho controllato capito. cioè della fattibilità dell'opera
a chi è stato assegnato, chi ha avuto. Ancora oggi non si riesce a venire a capo della filiera. Lei dice neanche Toninelli l'aveva detto. Una strada su un torrente. Ho capito. Soldi pubblici, sì. Chi li paga? Questo spreco di denaro pubblico, chi lo paga? Questo disservizio per i cittadini serviti da questa strada, chi li paga? Li paghiamo noi. Quindi, quando continuano a dire che noi abbiamo sperperato denaro pubblico, io, cioè, questi non solo sono pazzi, sono pure pericolosi. Perché allora, poi voglio chiudere solo su una cosa, sì, dottor Greco, perché sul premierato, no? Allora, noi abbiamo un Parlamento che il collega Orlando lo sa benissimo, è un inutile orpello, cioè noi non serviamo a niente praticamente, il governo fa tutto da solo, governa con facciamo una battaglia decreti, perché conti di più il Parlamento, dai. Si è messo la fiducia oggi sul decreto super bonus, si è messo la fiducia su se stesso, perché comunque i numeri ce li ha per approvare il decreto, domani. Però siccome non sono d'accordo tra di loro, allora si sono messi la fiducia. Sì. Mettono il segreto sulle armi che inviamo, non lo sappiamo nemmeno noi quali armi lo stiamo inviando. Lo diceva ieri Crosetto, all'Ucraina. Sì. Allora noi a che cosa serve questo Parlamento? Qual è il problema? È che il governo ha poco potere o il problema è che sono i cittadini che non hanno potere? Non perché devono scegliere col televoto chi li governa ogni 5 anni, ma perché l'organo rappresentativo del popolo Va bene. Totalmente depotenziato. In attesa di un rinascimento. Baldino, le piace Orlando come governatore della Liguria? Così iniziamo. A caso? Non la mettiamo in imbarazzo. Non ci casco. Come ci casco? Sono d'accordo con Orlando sul fatto che si crea un campo e poi si decide quale persona lo deve rappresentare. Sono d'accordissimo con lui. Prima si diceva che comunque lei, perché sono d'accordo con oggi sono d'accordo con molte cose che dice il direttore Giannini. Non si deve meravigliare, deve essere soddisfatta. Vuol dire c'è che ha capito largo, tante c'è cose. Il campo largo. Attenzione perché avete fatto. Giannini sta diventando odore di campo largo. Per l'amor di Dio. Campo largo. Io suggerirei a Andrea Orlando di non candidarsi in Liguria, per l'amor di Nessun Dio. Nessun campo. Perché prima individuano il campo, poi cominciano a scavare la fossa. Quindi eviterei i campi larghi. Le picconate, dai. Io mi alzo e me ne vado. Meloni, insomma, va a rispondere alle domande solo a casa sua, si può dire così, non fa una conferenza stampa da gennaio. E poi lei, dottor Greco, diceva sì, però fa un confronto. Però lei si è scelta l'avversario. Confronto. È facile così fare un confronto. Ed è un confronto che secondo noi viola le regole della par condicio, infatti l'abbiamo fatto presente, perché attribuisce indebiti vantaggi a delle forze politiche, peraltro in un sistema elettorale proporzionale per cui ognuno corre per sé, quindi non si capisce proprio la ratio di questo confronto. E lei che si cosa suggerisce? Cosa suggerisce il Movimento 5 Stelle? Le donne dell'opposizione lo si fa, ma lontano dalle elezioni, perché non è corretto nei confronti degli altri partiti che concorrono col proporzionale alle stesse elezioni. E qual è l'alternativa, Baldino? A tre? Ma che alternative? A quattro? Ma a parte che non devo darle io l'alternativa, però si può fare un confronto tra tutti i leader, perché no? O anche quello che ha proposto Mentana, al quale noi abbiamo aderito, ma a Meloni pare non voler aderire. Quindi così è facile. Poi aggiungo e chiudo che i dati citati da Meloni sono assolutamente mistificatori. Numero uno, perché lei mette tra i dati i dati del Conte 2, che ricordiamo tutti il periodo in cui c'era la pandemia e quindi il governo utilizzava i telegiornali per informare i cittadini su misure estreme che stava intraprendendo. Allora, se va al telegiornale dice che perché va al telegiornale che si prende troppo tempo, se fa le dirette Facebook dice che perché Conte deve informare i cittadini attraverso le dirette Facebook, non va mai bene quello che fa Conte. Vabbè, ho capito. L'idea è facciamo a 4, a 5 tutti da Vespa, ho capito, va bene. Sì, ma non si deve comunque minare la par condicio, perché altrimenti è non si dà un servizio ai cittadini che invece devono essere correttamente informati prima delle elezioni europee.